Io ti ho supplicato con tutto il cuore. Abbi pietà di me, secondo la tua parola. L'attacco fu quasi fatale. Il 25 febbraio del 1990, il cuore di Terry Schiavo ha appena smesso di battere per qualche istante, abbastanza perché il sangue non irrigasse il cervello. Il risultato fu un danno cerebrale terribile. A quel tempo Terry aveva solo 26 anni e dopo 15 anni di sopravvivenza in uno stato vegetativo, lei moriva. Il suo caso fece giro del mondo a causa di una battaglia legale tra il marito e i genitori di Terry. Un istante, è stato solo per un momento che il sangue aveva smesso di irrorare il cervello e quando l'ossigenazione del cervello si era regolarizzata, ormai era troppo tardi. Da quel momento la vita di Terry ha avuto conseguenze disastrose. Era una vita senza vita, che ha dato origine ad una lunga polemica sul fatto che valeva o non valeva la pena lasciare che un essere umano vivesse in quello stato. Così come il cervello ha bisogno di ossigeno, l'essere umano ha bisogno di Gesù. Per questo il salmista esclama: «Io ti ho supplicato con tutto il cuore, viviamo per grazia, esistiamo per grazia e siamo salvati solo per grazia». Se la vita è un dono di Dio, noi non abbiamo fatto niente per meritarla. Un dono è un regalo, non si paga per un regalo, dobbiamo solo accettarlo. Come reagisci tu davanti a un regalo? Di solito il valore di un regalo per te dipende dal sentimento che provi verso la persona che te lo dà. Che tipo di relazione hai con Dio? Questo è ciò che determinerà il modo di gestire il suo regalo. La vita è fragile, oggi e domani potrebbero non esserci. L'unica cosa che sostiene la vita è la meravigliosa grazia di Dio. Separati da Dio non viviamo, sopravviviamo appena, talvolta in uno stato addirittura vegetativo, sperando che arrivi il giorno in cui il cuore smetta di battere. Utilizza questo giorno perché tu possa vivere in comunione con il Signore della vita. Non c'è bisogno di mettere da parte le tue attività quotidiane, basta solo che guardi le sfide che oggi si presentano davanti a te con la certezza che non sei solo. Dio è dalla tua parte. Nonostante le circostanze avverse ti hanno avvolto e non ti hanno fatto vedere nulla, e anche tu esclama: «Io ti ho supplicato con tutto il cuore. Abbi pietà di me, secondo la tua parola». Che Dio ci benedica e buona giornata.